Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Lorella Cuccarini ha rivelato un dettaglio su un dolore incessante che non molla mai. Una lotta drammatica e durissima. Attrice e showgirl di grande talento, Lorella Cuccarini è sicuramente uno dei volti più talentuosi nel mondo dello spettacolo italiano. Una donna che ha dovuto fare i conti con una terribile malattia, un argomento di cui non ama parlare. Infatti sappiamo che Lorella ha sempre voluto evitare di accendere i riflettori su questa fase particolare della sua vita, un momento caratterizzato da grande dolore e tristezza. Ha voluto mantenere il riservo soprattutto durante tutta la fase della malattia, per parlarne poi solo nel momento in cui le cose sono tornate al loro posto. E finalmente Lorella ha potuto affermare di essere guarita. E così, leggendo su Letto Quotidiano, veniamo a conoscenza di ciò che ha passato Lorella Cuccarini. Un male che l'ha distrutta psicologicamente e fisicamente. È lei stessa a parlare ed affermare di essere finalmente guarita dal tumore, un qualcosa che l'ha costretta addirittura alla rimozione di un organo. Le dure parole di Lorella Cuccarini. Infatti, per far sì che il tumore non potesse tornare, Lorella Cuccarini ha dovuto asportare la tiroide. E questo quanto accaduto circa 20 anni fa, anche se la ferita emotiva in Lorella Cuccarini sembra essere ancora molto fresca. Da sempre la Cuccarini ha cercato di dedicare il suo tempo anche ai meno fortunati. Infatti, da più di 25 anni, è il suo il volto dell'associazione 30 ore per la vita. Si tratta di un'organizzazione dedicata a coloro che lottano contro la sclerosi multipla. Lorella Cuccarini si dice molto orgogliosa del lavoro fatto fino a oggi in quanto, insieme ad ASM, è riuscita a mettere in piedi più di 338 progetti. Ed è proprio grazie al suo impegno e a quello di tutti coloro che hanno contribuito, che oggi è riuscita a fare numerosi progressi nella cura di questo terribile male. Tratta quindi di una malattia che affligge soprattutto i giovani e la popolazione di sesso femminile. È la stessa Lorella a rivelare che c'è ancora molta disinformazione su questo argomento. In pochi sono gli italiani che sono a conoscenza del fatto che la sclerosi multipla colpisce soprattutto le donne con un'età compresa tra i 20 e i 40 anni. Ed è proprio per dare aiuto a tutte coloro che desiderano creare una propria carriera lavorativa o una famiglia che Lorella Cuccarini fa del suo meglio. Per far sì che le ricerche possano avanzare e dar loro una possibilità in più di vivere una vita normale, e che tanto desiderano. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.